Buongiorno. Buongiorno a tutti, si vede, non c'è nulla da fare. Sono le 10:46 e se fossero le 8:46 sarebbe tutto molto diverso, ci sarebbe più movimento mattutino, ci sarebbero più commenti, più collegati in questo momento, ma oggi non potevamo fare diversamente. Buongiorno, benvenuti, grazie a voi per aver scelto di iniziare questa tarda mattinata insieme a me, insieme agli U-Leader. Il motivo del ritardo oggi che sono riuscito ad annunciare su Facebook è perché in questi ultimi 3 giorni c'è stato il grosso evento, il Virtual GoPro, che si è svolto in un orario comodo per gli americani, mortacci loro, ma in un orario molto particolare per noi italiani. Quindi per tre giorni siamo andati a dormire veramente prestissimo o tardissimo, non so come dire. L'altro ieri abbiamo spento tutto alle 5:30, 6, noi, ma qualcun altro allungato di una mezz'oretta. Ieri invece è finita un po' più tardi. Buongiorno, mi fa piacere perché questa fascia oraria include persone che non ci sono la mattina, e quindi il dito più veloce del West oggi è stato Giulia Giordano. Buongiorno Giulia, buongiorno a te, buongiorno Silvia, eccola, buongiorno, bellissima la foto con tua sorella Isabel in auto, buongiorno Serena, buongiorno Lorenzo da Livorno, buongiorno Monica, che è presente in ogni fascia oraria, c'è sempre da Roveredo in piano, buongiorno Alessandra, eccoci qui, Giulia live da Verona, sei ancora lì? Buongiorno, buongiorno da Fuerteventura, buongiorno Alessandra, buongiorno Cuoricini, good morning Wendy, buongiorno, buongiorno. Allora, oh, è partita una pubblicità di YouTube, eccoci qui. Allora, se siete pronti, rimediamo subito al ritardo, entriamo subito nel vivo dell'argomentazione. Oggi parleremo di una cosa interessante di cui avevo già pensato di parlare ieri, prima di ricevere un messaggio che questa mattina mi ha fatto pensare che è proprio l'argomento giusto. Quindi, se voi siete d'accordo, io direi di iniziare. Allora, oggi parliamo di motivazione. Voi sapete che questa rubrica si chiama U-Leader e lo scopo è quello di provare a trasferire il mindset, l'atteggiamento che serve per costruire il proprio impero, perché è inutile prenderci in giro. Siamo qui perché vogliamo diventare ricchi, perché vogliamo diventare sereni, perché vogliamo togliere, evitare che il denaro sia un problema e quindi diventare liberi in tutti i sensi. E allora cosa accade? Facciamo questa rubrica mattutina in cui vi do queste perle. Molte persone ringraziano, scrivono, commentano, condividono questi video considerandoli un'ottima fonte motivazionale. Ok, vi do una bella notizia. La motivazione non serve a un cazzo. Farsi motivare non serve a nulla. Inutile cercare motivazione, esattamente come c'è scritto qui, se non ci sono dei presupposti fondamentali. E di questo parleremo oggi, cioè che cosa serve avere perché la motivazione sia valida. Perché vi dico questo? Perché voi vedete, la rete è infestata di motivatori, ma meglio ancora, il nostro business, la nostra industria è piena di leader, aspiranti leader, che motivano il team, che fanno zoom motivazionali, che fanno messaggi spinti a invitare la persona a fare di più, a conquistare il mondo, lanciano aforismi, motivazione, motivazione e motivazione. In realtà la motivazione non serve a nulla. Ora andremo a vedere 4 punti, quindi se avete carta e penna, se potrà forse servirvi, 4 punti in cui vado a smontarvi e a smontare tutti coloro che cercano di motivarvi inutilmente. Perché se un buon libro motivazionale servisse, se un buon oratore motivazionale servisse, sarebbero tutti ricchi, tutti riuscirebbero, tutti avrebbero ciò che serve per realizzare il proprio sogno. Quindi vediamo perché alcuni passaggi motivazionali, alcune persone riescono a motivare ed altre, pur provandoci, magari essendo chiamati bravi motivatori, non riescono
a conseguire il loro effetto. Intanto, se mi stai vedendo in diretta, scrivi live da, specificando il nome della tua città o della regione in cui ti trovi. Buongiorno Deborah, buongiorno Paola, buongiorno Elga da Civitavecchia, vedete Giorgia, live da Savona. Se mi stai vedendo live, scrivi live con il nome della tua città. Ciao Corina, ciao Maria. Se mi stai vedendo in registrata, scrivi replay da. Carta e penna, punto numero uno. Inutile cercare motivazione. Uno. Senza conoscenza resti fermo. Diffidate di quegli upline, di quei leader, di quegli oratori bravi nel motivare le persone che non hanno capito che tu non puoi motivare nessuno se alla base non c'è un pizzico di conoscenza. È come se io andassi da una persona qualsiasi e gli dicessi: tu sarai un grande skipper, c'è una barca a disposizione, prendi quell'imbarcazione, vai, solca i mari, fai Brindisi Grecia nel minor tempo possibile, sicuramente sarà una vittoria, sarai bravissimo perché so che puoi, perché so che puoi essere un grande marinaio, perché so che sai sicuramente fare tutto ciò che serve per portare questa imbarcazione da qua a là. Ma dove va questo aspirante solcatore dei mari se non sa che cosa deve fare? E allora, non illudetevi, voi che fate network marketing, quando vi entra qualcuno in attività, super entusiasta, super motivato, io spacco tutto perché ho una grande motivazione, basta, ho deciso, io non lavoro più perché voglio costruire il mio futuro, sono stanco, sono motivato, vai, andiamo. Sì, e cosa accade? Che poi l'upline dice: cazzo, c'ho delle persone motivatissime, ho delle persone molto brave, delle persone... Non hai nulla, hai fumo, perché quella persona ha una motivazione che poggia su una non conoscenza. Infatti, le persone, i cosiddetti fuochi di paglia, partono motivati, apparentemente si spengono, mollano, lasciano il business e tornano a fare quello che facevano in precedenza, e quindi tornano prigionieri, perché prima dicono di volersi liberare, di aver trovato l'energia e la motivazione giusta per fare questo lavoro, poi si spengono, perché un buon motivatore deve trasferire conoscenza. Va bene motivare le persone, ma se prima non gli dici che cosa serve fare, se non gli dai gli elementi di base, se non lo supporti nella conoscenza, la tua motivazione non attecchirà mai. Fatemi sapere cosa ne pensate nel frattempo. Alessandra da Livorno, Maria da Catania, Monica, buongiorno a te, buongiorno da Roma, Lalla è riuscita a non svenire portando la figlia a scuola questa mattina. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ve ne siete accorti che se non dice le persone cosa devono fare, non potrai mai motivarli? Avete capito qual è la ragione per cui persone apparentemente... accese, persone fortissime che voi pensate possano cambiarvi il business, poi si spengono e voi dite: ma io faccio le zoom motivazionali, ma io gli dico tutto quello che c'è da fare, gli ho persino consigliato dei libri da leggere. Infatti questa mattina, nonostante avessi già deciso l'argomento, stamattina mi sono svegliato con il messaggio di un'amica networker che chiedeva un'indicazione per dei libri che le potessero dare il giusto mindset, e tra questi ovviamente anche il libro di Alessandra Laforgia, Libera con il network marketing. E allora ho pensato che capitava a fagiolo, che comunque la motivazione sì, ma funziona solo se tu sei disposta a conoscere cosa devi fare, se sei disposto a conoscere i tecnicismi di ciò che devi fare. Perché se le persone ti mollano e ti dicono perché non mi danno motivazione, è un conto. Ma se ti mollano non è per questo, è perché non dai conoscenza. E se tu sei nel network marketing e hai la bontà, l'umiltà di conoscere ciò che devi fare per ciò che devi avere, non puoi mollare.
non puoi assolutamente mollare. Ovviamente in questi giorni non sto a ripetervi tutto quello che di ottimo, positivo, di illuminante ci hanno vomitato addosso durante i 3 giorni di GoPro. Noi del Team Tempesta faremo un'apposita seduta, apposita Zoom per raccontarvi il raccontabile, ma è inutile, se non vi danno la conoscenza non si va da nessuna parte. Né d'accordo Patrizia, buongiorno Nadia da Torino, assolutamente d'accordo, ci devono essere delle basi, assolutamente. Vero, vero. Ammetto che su questo devo migliorare. La bravura di una persona che vuole costruire il proprio impero deve essere sfaccettata, devono esserci tante sfaccettature. Quindi, bravi motivatori, sì, ma bravi trasferitori di conoscenza. Perché la conoscenza, perché la motivazione deve attecchire da qualche parte, altrimenti la persona non ha una direzione, altrimenti la persona non ha un metro di giudizio per rilanciare e per raccogliere meglio la motivazione che tu gli hai dato. Se siete d'accordo, passiamo al punto numero 2. Ciao Tiziana. Il punto numero 2, se avete modo di scriverlo, è sempre relativo alla motivazione ed è una di quelle cose che secondo me è alla base di tutto, oltre alla conoscenza, ovviamente tutto determinante. Ma ragazzi, guardate questo, numero 2, senza ispirazione resti triste. Senza ispirazione resti triste. Che significa? Ma tu vuoi fare ciò che vuoi fare perché sei ispirato da qualcuno o da qualcosa? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto e la motivazione potrà attecchire. Un discorso motivazionale di qualcuno o un buon libro motivazionale potrà attecchire se tu sei ispirato o ispirata da qualcuno, da qualcosa, da una situazione o dalla vita. Le persone sono tristi e mollano e non riescono a tirare fuori le proprie stelle, la propria eccezionalità, concetti di cui parliamo veramente da mesi in queste dirette. Le persone non riescono a tirare fuori il proprio valore perché non sono ispirate, perché non accettano di mettersi, di fare un bagno di umiltà e lasciare che la propria persona, la propria mente sia ispirata da qualcuno, da qualcosa, da una situazione o dalla vita. Potrai frequentare tutti i migliori corsi dei più grandi motivatori, dei più grandi mental coach, potrai vedere tutti i film motivazionali possibili, potrai leggere tutti i libri, ma se non hai un'ispirazione di fondo, se non ambisci a essere come quello, come quella, se non sei ispirato da qualcosa, non vai assolutamente da nessuna parte. Che cosa significa ispirazione? Significa essere attratti in maniera quasi irrazionale da una situazione. Perché se tu hai una fonte ispirazionale, tu non hai bisogno di nessun altro, la motivazione la trovi da solo. Capite perché alcune persone in questa industria sono sempre sul pezzo, sempre positive, sempre motivate, non mollano, non si abbattono mai? Non è perché leggono libri motivazionali, non è perché hanno dei bravi motivatori, è semplicemente perché sono ispirati. Essere ispirati magari per avere una vita migliore,
L'ispirazione ad avere una vita migliore è anch'essa un'ispirazione. Non confondetela con il sogno. Il sogno è un goal, è un obiettivo, ma l'ispirazione è quello che proprio ti attrae senza che tu te ne renda conto, con una forza magnetica pazzesca. Tu sei ispirato da qualcuno e quindi automaticamente questo genera in te una motivazione. E quindi sei quindi motivato, dunque felice di sopportare la fatica che ti serve per andare a raggiungere il tuo obiettivo, no? Vi faccio un esempio pratico. Nei momenti di difficoltà molti mollano. Invece, nei momenti di difficoltà, molte persone invece ce la fanno. Perché? Perché magari hanno un modello a cui ispirarsi. Cazzo! Mia madre ha avuto una vita dura e non ha mai mollato. Mia madre si è fatta in quattro per noi figli. Io non posso mollare perché non c'ho voglia di fare i post. La capite qual è la differenza? Se tu hai un modello a cui rifarti, che ti ispira, tu troverai la tua motivazione. Avere un riferimento, avere un desiderio ha senso se tu sei ispirato. Capite perché mollano le persone? Comprendete perché le persone non riescono a superare la soglia della fatica? Perché le persone non riescono a superare, addirittura non riescono a farsi ispirare dal proprio stesso sogno. È questo quello che fa la differenza fra una persona che costruisce il proprio impero e una persona che invece gioca a perdere tempo e ad andare dritta alla morte senza aver realizzato nessuno. E in realtà l'ispirazione non la trovi andando alla ricerca, non è un discorso, non è una cosa razionale. Non puoi metterti alla ricerca di un ispiratore, di qualcuno che ti ispiri, o di, non è nei momenti duri della tua vita che tu sviluppi la tua ispirazione. È quando sei nella merda che trovi la forza di rialzarti, non perché c'è qualcuno che ti motiva. Perché quelle persone che ti dicono grazie Mario, grazie a te, grazie alle tue scusatemi, mi sto affogando, grazie alla tua motivazione sono riuscita a ripartire, adesso sogno in grande, non ringraziarmi perché non andrai da nessuna parte se non ti ispirerai a qualcosa o a qualcuno. I tuoi figli non devono essere soltanto il tuo per chi. Devono essere la tua ispirazione, devono essere i tuoi figli. La vita che tu vorrai non è solo il tuo sogno. Devi farti ispirare dal tuo sogno, perché è troppo facile dire le classiche puttanate. Io voglio essere libera e non lavorare più qui, passare, far vedere il mondo ai miei figli. Voglio. Questa è l'ambizione, è il goal, è l'obiettivo, è il grande sogno. Ma tu per essere motivato, per fare la fatica che serve, per stare sul cucuzzolo di quella diavolo di montagna che si chiama serenità, tu devi essere costantemente ispirato. Costantemente. Quindi se fai questo lavoro e ci sei e poi non ci sei più, io lo so perché non ci sei più. Perché non hai un modello a cui ispirarti. O meglio, ce l'hai, ma negativo. Guarda, ho deciso di non fare network marketing perché alla fine io non me la sento, ho le mie paure, non mi va di fare video, di parlare con le persone, di vendere, perché qui nella tua testa c'è il modello ispirazionale, sai qual è? La tua amica che non fa un cazzo, che c'ha il papà ricco, che gli permette di passeggiare e di non fare nulla, salvo poi arrivare a 50 anni e trovarsi depressa oppure sul letto di morte perché si renderà conto che non ha costruito nulla. I modelli ispirazionali sono violenti
e tu non te ne rendi conto, e sono quelli che fanno la differenza. Quindi vi chiedo, se volete scriverlo nei commenti, a chi vi ispirate voi? A che cosa vi ispirate voi? Grazie. Voi a cosa vi ispirate? Qual è il modello? Dunque, qual è il modello? Qual è il modello? Ok. Qual è il modello motivazionale che è dentro di voi? Scrivetelo qui nei commenti. Io mi faccio ispirare da quella persona. Io mi faccio ispirare da quel concetto. Io mi faccio, sono ispirato da. Scrivetelo qui. Lo avete mai pensato questo? Non vi sto chiedendo di scrivere il vostro sogno, eh? Ma cos'è che vi ispira? Automaticamente l'ispirazione ti porta a essere motivato, altrimenti siamo qui a perdere tempo e siete destinati a far parte di quel 98% che non ce la fa, che lavorerà a vita per far star bene quel 2%, perché io voglio fare parte del 2%. Sapete cosa significa far parte del 2%? Farsi un culo all'inizio per poi godere dopo e vedere quel 98% che ti ha sbeffeggiato, o meglio, che ha, non ha raccolto questa opportunità o che ha mollato, lavorare per te. Io questo voglio. Lavorare tanto per poi non fare più nulla. Voglio che i miei soldi lavorino per i miei soldi. Allora, vediamo un attimo, scrivete nei commenti a chi vi ispirate voi, a cosa vi ispirate, qual è l'ispirazione che da oggi, se lo volete, vi muoverà in avanti. Questo vi dovete scrivere, non soltanto voglio 3.000 euro al mese sul frigo, vi dovete scrivere, la mia ispirazione è mia sorella che non ha mollato mai anche quando non sentiva di non farcela, ma alla fine ce l'ha fatta, oppure se n'è andata con un sorriso, oppure guarda che cosa ha costruito dal nulla, oppure guarda quella persona, io mi ispiro a quella. E non dovete dimenticarlo mai, il vostro modello ispirazionale. È quello che vi dovete ricordare. Non compratevi libri, non andate alla Feltrinelli da Giunti a comprarvi Il Segreto, i libri, a leggere, a pomparvi Padre Ricco, Padre Povero, se non avete una fonte di ispirazione, perché butterete soltanto tempo. Andate a consegnare curriculum piuttosto, trasformatevi in consegnatori seriali di curriculum dove puoi avere uno stipendio senza essere ispirato, e infatti dopo un po' ti rompi i coglioni a fare una professione in cui l'ispirazione non serve. Allora, leggiamo. Buongiorno Mary. Guarda che ti ho osservata ieri sul divano mentre guardavate il GoPro facendovi selfie, eh? Buongiorno Tiziana. Serena, verissimo. Devi avere un'ispirazione, devi prendere spunto da qualcuno che sta vincendo nella vita. Sì, Elga, insegnare vuol dire segnare. Ecco, questo riferito al discorso che serve conoscenza, no? Per far attecchire la motivazione. Se non segno, se non ne sono capace, non otterrò nulla. Saranno parole al vento, seppur molto belle. Esatto, insegnare. Ci sono molte, l'etimologia delle parole ci insegna veramente tantissimo. Anche in questo momento mi sto ispirando. Ovviamente con gli occhiali da sole, perché il GoPro non perdona. Buongiorno Paola, buongiorno grande Max, buongiorno a te. Silvia dalla cucina di Padova, Silvia, la tua giornata è iniziata con una notizia meravigliosa oggi. Il mio sogno e la mia famiglia sono le mie muse ispiratrici. Elga, ai miei figli è l'unica cosa che mi fa andare avanti, dargli il mondo insieme al mio mondo. Ridete perché mi stavo affogando, eh? Molto bene, molto bene. Laura, buongiorno. Giulia, l'ispirazione è ciò che ti fa rialzare dopo ogni caduta, dopo ogni fallimento, quando ti fermi e senti che fa male, che fa più male mollare che andare oltre. La mia ispirazione non è una persona, ma sono io. Sono quell'io che ho tenuto da parte per troppi anni. Esatto. Anche ispirare se stessi è proprio quella la base, proprio, come dire, è proprio il marchio di fabbrica del tuo processo. Se tu ti automarchi e decidi
di seguire la tua ispirazione, non ti fermerà nulla, non servono motivatori, non serve veramente nulla. Ecco perché si dice fattela con le persone migliori di te, ispirati, frequenta le 5 persone migliori, tu sei la media delle 5 persone che frequenti di più, bla 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 bla, lasciati ispirare però, lasciati ispirare. I leader che non andranno da nessuna parte sono quelli pieni di ego che non si lasciano ispirare. Avete mai notato? Le persone, quelle aggressive, quelle con fare dittatoriale, non si ispirano a nulla, si ispirano soltanto al modello del prendimento, non so come definirlo. Quindi è la fonte ispirazionale che modula la tua maniera di fare. Paola si ispira a me stessa per dare a me stessa quello che sogno di più nella mia vita, di conseguenza la mia famiglia, essere serena e dare serenità. Non bisogna mai sganciarsi e soprattutto ispirarsi a se stessi, perché quando ne superi tante, sai che puoi, ispirandoti alla tua capacità, puoi andare avanti. Sono ispirata dalle mie potenzialità, so che sono infinite, so che possono essere mille e di più ancora, e questo deve venire fuori. Il concetto della credenza: se tu hai la credenza di avere una potenzialità infinita, ti sarà naturale fare le azioni che ti porteranno a risultati positivi. Questo è il ciclo del successo. Se tu non hai la credenza e quindi pensi di avere delle potenzialità limitate, farai delle azioni limitate che porteranno a risultati col segno meno. Parte tutto da lì ed è tutto basato sulla ispirazione. Alessandra, mi ispiro alla mia mamma che ha sempre lottato con le unghie e con i denti per qualsiasi cosa abbia desiderato nella sua vita, dalle cose più piccole alle più grandi. Anche nella malattia non si è mai abbandonata alla frustrazione e alla disperazione. Grazie Alessandra per questo concetto. Invece noi molliamo perché non vogliamo fare i post, molliamo perché vorremmo un guadagno tutto e subito, molliamo quando invece ci sono persone che ci insegnano moltissimo. Ma con che coraggio andiamo a deludere le persone che ci amano semplicemente perché non vogliamo fare fatica? E invece ci abbiamo dei punti di riferimento e di ispirazione, ce l'abbiamo veramente in casa, accanto, nella nostra storia. Dovremmo sentirci soltanto dei codardi, dei vigliacchi e dei vermi quando scegliamo la via più agevole per stare meglio momentaneamente, trasformando la non fatica in una priorità, salvo poi renderci conto che sarebbe servito faticare per noi stessi per raggiungere qualcosa. Ciao Paola da Roma. Silvia, mi ispira a poter fare quello che mi piace con chi stimo, dove voglio e quando voglio, condividendo. Mi ispiro a mio padre che è partito da zero, sia quello naturale che quello che mi ha fatto da mentore. È un onore, esatto, non abbandonare mai questo gancio ispirazionale, perché magari ti diranno di no i tuoi cari, i nostri cari magari ci dicono di no se non siamo coerenti con quello che ci siamo autopromessi, però potremmo ferirli. Essere costantemente ispirati per dare serenità, soddisfazione alle persone che ci guardano e contano su di noi è veramente tanta roba. E anche semplicemente generare orgoglio nei tuoi genitori può essere sufficiente per avere ogni giorno la motivazione che serve, senza leggere alcun libro, senza vedersi nessun tipo di discorso motivazionale. Buongiorno, buongiorno Barbara. Da quanto? Va bene, andiamo al punto numero 3, poi andiamo rapidamente in chiusura. Il punto numero 3 non è la motivazione a farti guadagnare, non farti fregare, non farti fottere. Sei in un team dove non mancano le zoom motivazionali, qui dentro ti danno sempre la carica, qui tengono sempre alto il tuo morale, non è la motivazione che ti fa guadagnare. Perché tu ti svegli motivato, ma se non ti dai da fare, se non costruisci il tuo impero, non lo costruirai mai. Quindi se sei un bravo motivatore e hai delle persone cariche a mille, sappi che ti molleranno tutte.
sappi che ti molleranno tutte. Quindi vi sto dicendo questa cosa stamattina perché l'intelligenza non è quella scolastica. L'intelligenza è saper cogliere la differenza. Essere intelligenti significa cogliere la differenza. E c'è differenza fra chi ti motiva per sentirsi un gran motivatore e per far vedere all'esterno che ha delle persone infuocate e chi invece ti dà degli elementi su cui puoi poggiare la motivazione. La conoscenza e la capacità di portarti a ragionare che devi ispirarti a qualcosa. Quella è la vera motivazione destinata poi a farti guadagnare. Ma non è la motivazione che ti porta a farti guadagnare, è quello su cui poggiano tutte le fasi motivazionali. Quarto e ultimo punto, attenzione, attenzione, perché nei vostri team, se siete destinati e volete costruire un impero, avrete una marea di persone che diranno: sono motivato, basta, sono motivato a mille, adesso io parto. Perfetto, non faranno nulla. Chi ha il tempo di dire sono motivato, sta già perdendo tempo, perché è sempre così. Sono motivato, adesso basta, perché sono motivato, perché devo... E intanto non getta le basi, non ha un'ispirazione, non ha un modello ispirazionale, non ha fatto uno switch mentale, non ha già avviato un processo. Quindi, quando vi entrano in attività e dicono: no, basta, ho deciso, devo cambiare il mondo, sono motivato, dai, andiamo, partiamo, perché io so che venderò il ghiaccio agli eschimesi, ditegli subito: chiudi il codice, perché mi farai perdere tempo e soprattutto lo perderai tu. Vai a consegnare i curriculum. Chi è motivato non ha il tempo di accorgersene. Chi è realmente ispirato e parte facendo le azioni che servono, le fa in maniera massiva, non ha il tempo di dire sono motivato, ti dirà sto raccogliendo, ti dirà sono impegnato, ti dirà sto lavorando, non ti dirà sono motivato. Quindi chi ti dice sono motivato a partire, dai partiamo, non farà nulla, decisamente. Allora, chiudiamo con Beatrice che dice: mi ispira il fatto di far vedere che io sono in grado di fare nonostante tutti dicano il contrario, compreso mio padre. È proprio questo che mi attira, che mi attiva, perché voglio far vedere dove voglio arrivare. Questa è una ispirazione, è una fonte ispirazionale. Fatelo. Anche dimostrare qualcosa a qualcuno è ciò che ti ispira, che ti fa venire la motivazione per fare le azioni. Se poi un giorno non le farai più e mollerai, è perché non ti ispira più questo concetto. È perché diventerà magari prioritario altro piuttosto che onorare l'ispirazione che ti aveva mosso all'inizio. Grazie a voi per essere stati qui questa mattina. È un discorso molto più profondo, molto più addentro rispetto alle poche banalità che abbiamo raccolto oggi, però era importante dirlo, ci tengo moltissimo. Grazie a te Monica che ci sei sempre, grazie a tutti voi che anche oggi con un... imperdonabile ritardo dovuto al virtual jet lag siete stati qui a seguire questa live, questa diretta. Se vi va, condividete questo video per mostrarlo al vostro team o alle persone del vostro cerchio, anche semplicemente per dirgli: guarda, io mi ispiro a te, io mamma lo faccio ispirandomi a te, sai perché? Fate un post: sai perché io ce la farò? Perché tu, caro amico mio, sei la mia fonte ispirazionale. Sai perché diventerò un campione nel calcio, caro Ronaldo? Perché mi ispiro a te, e anche il giorno in cui cadrò mi spezzerò il ginocchio, non mollerò, perché so che tu non ti sei arreso quando ti sei rimesso in piedi facendo allenamento. Fate un post, taggate, fate le storie, condividete, rappresentatela al mondo la vostra fonte ispirazionale. Buongiorno Giada, riposatevi un po' perché avete tutti facce da GoPro. Abbiamo
le facce da GoPro oggi corrisponderanno alle facce da bordo piscina brevissimo a Dubai con il nostro miglior nemico che ci porterà sul vassoio il Martini Bianco e noi diremo cazzo, ne valsa la pena dormire poco, ne valsa la pena lavorare moltissimo, tantissimo per poi raccogliere. Grazie a voi, grazie, grazie a tutti, buona giornata, buon proseguimento, appuntamento domani mattina alle 8:45, puntuali come sempre, musica, buona giornata, ciao. A domani.